tutti e benvenuti a Nerdbird, il podcast di Birdman su cinema, serie e tutto quello che ci appassiona. Io sono Chiara Pane di Grano e qui con me ci sono Nicolò Villani. Ciao a tutti. E Carlo Maria Ramai. Ciao a tutti. Partiamo da Nick. Nick, dove sei? Come stai? Cosa stai facendo? In questo momento sono in camera mia a Sestri Levante, in provincia di Genova, due passi dal mare, però non vedo il mare ormai da più di una settimana e mezzo. Sono chiuso in casa, come spero siate tutti voi. E niente, leggo, guardo cose, ascolto cose, faccio come poco. Tutti, insomma. Carlo, invece tu hai una novità da raccontarci? Sì, 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 io sono a Bologna, rimasto bloccato dal decreto e mi sono laureato a Bologna, quindi in streaming, così come stiamo facendo, insomma, noi tre adesso. E niente, dai. Un'esperienza diversa che però ci ricorderemo sicuramente un sacco. Esatto, sarai uno della generazione di laureati online a causa del coronavirus. Sì, sì, prima generazione. Esatto, anch'io sono rimasta bloccata a Bologna e da questo proprio è partito l'idea di fare questo di revival del podcast, la seconda stagione, in streaming, appunto perché è un periodo in cui stiamo trovando dei nuovi modi di connetterci, dei nuovi modi di comunicare, quindi sembrava perfetto, diciamo, far ripartire il podcast, proprio perché il podcast di per sé è una cosa che ci permette di comunicare, stare vicini, partecipare a una conversazione tra amici, insomma, allargata. E poi soprattutto questa emergenza sanitaria ha delle grandi ripercussioni, diciamo, sull'industria culturale in generale, quindi volevamo esplorare un pochino questo tema, e quindi l'episodio di oggi parlerà di audiovisivo in quarantena e quindi le cause e gli effetti di un'industria che è al momento bloccata, ok? E di questo un attimino ci parlerà Nicolò, che sa molto, si è informato moltissimo sulla distribuzione e potrà un pochino spiegarci che cosa sta succedendo. Sì, io vivo un po' in prima persona, ho vissuto un po' in prima persona questo problema da quando è iniziato, perché da qualche mese lavoro in una sala cinematografica, quindi ho visto cancellare l'arrivo di film a partire dal film di Verdone, che doveva uscire a fine febbraio ed è rimandato a data da destinarsi, fino a cose più insospettabili come una marea di film targati Disney che dovevano uscire in questo periodo, da Onward, film d'animazione che in realtà è stato promosso poco, fino a Mulan, che invece di cui invece il trailer era disponibile praticamente da ottobre e doveva uscire adesso. E è un grosso dramma, ma perché è successo? Perché la prima chiusura è stata quella dei cinema di Milano, e a spanne possiamo dire che l'intero mercato cinematografico di Milano vale all'incirca il 10% del fatturato da distribuzione italiana. Quindi diciamo che tutto questo è partito già da prima della quarantena, diciamo, estesa? Assolutamente, è partito dal problema milanese, dalla richiesta del Comune di Milano di chiudere le sale cinematografiche. E la chiusura delle sale ha fatto muovere i distributori, soprattutto quelli appunto dei film italiani, che non potevano permettersi la perdita di un fatturato tale. Se poi allarghiamo questo a tutte le regioni che dalla prima settimana di marzo hanno visto una chiusura, quindi le varie province di Veneto e Emilia-Romagna insieme a tutta la regione Lombardia, parliamo di circa il 40% del fatturato nazionale. E questo ha costretto anche le case distributrici internazionali a bloccare la distribuzione nel nostro paese, non solo, perché poi abbiamo visto che molti film sono stati bloccati anche negli Stati Uniti e nel resto d'Europa. Quindi sale chiuse, film che non escono, ritardi, in certi casi con giustificazioni, ad esempio James Bond doveva uscire ad aprile, hanno deciso di rimandare a novembre l'uscita, approfittando anche dell'anniversario della nascita del personaggio, quindi creando anche un evento. Per il resto invece si sta navigando molto a vista. E anche la produzione, comunque, abbiamo visto in molte serie TV, si sta fermando. Cioè,
Io ho qualche esempio: Peaky Blinders, Atlanta, Euphoria, Beautiful addirittura, raga, cioè, Beautiful che arriva a fermarsi. Vabbè. Dopo 33 anni ininterrotti. Cioè. Sì, cioè nel senso assurdo. The Witcher, Stranger Things, ma per fortuna, soprattutto per Carlo, The Mandalorian invece. Esatto, lì ho veramente festeggiato da solo, perché quando l'ho scoperto ero troppo contento. Però le riprese della seconda stagione sono finite, quindi c'è la post-produzione, quindi le possibilità che appunto si veda in tempi, diciamo, decenti Mandalorian 2 è molto... molto alta, quindi sono contento, dai. Quindi praticamente c'è, cioè, questo significherà che noi ad autunno vedremo solo The Mandalorian. più o meno quello, altre serie già finite. Probabilmente spero. Tanta animazione. Comincerà tanta animazione, sì. Perché l'animazione si può fare senza grandi assembramenti, appunto, di persone. Sì, è più controllata, cioè... si può fare in smart working sostanzialmente. Esatto, sì, è vero. E quindi un sacco di gente sta guardando Netflix in questo periodo. Sì, diciamo che in questo momento che siamo tutti a casa, a parte chi deve esaurire un po' le librerie cartacee fisiche di libri, fumetti che può aver accumulato nel tempo, sta anche esplorando con più attenzione le librerie multimediali. Chiaro che adesso chi ha un abbonamento a Netflix, a Prime o a varie piattaforme simili approfitta per guardare tutto quello che aveva in lista da quando aveva aperto l'abbonamento, senza però sottovalutare la televisione tradizionale, che appunto un dato degli ultimi giorni è che la media in Italia è aumentata di un'ora al giorno. Cavolo, un'ora al giorno è veramente tanto, raga. Contando che c'è gente che ancora non ha un televisore in Italia, vuol dire che viene compensata. È spaventosa. Sì, ma torniamo un attimo agli OTT, perché Nick, tu hai una teoria che un po' va contro, diciamo, il pensare più generale. Contro quindi, tendenza. Esatto, quindi perché comunque in questo periodo, no, si sta dicendo che ci sarà appunto un boom sostanzialmente delle OTT, perché sono più persone a casa che quindi guardano e si abbonano, insomma, cioè in generale un consumo di contenuti che già era alle stelle, perché siamo in un periodo proprio di boom di contenuti, adesso ancora di più, ci sarà ancora un consumo ancora maggiore di contenuti di serie TV, di film, e quindi anche le piattaforme OTT, quindi Netflix, Amazon, le nuove, Disney Plus, eccetera, sì, subiranno una crescita. Però tu hai un'idea un po' diversa. Sì, diciamo che dal mio punto di vista, andando a vedere un po' più nel profondo la situazione, non è così direttamente proporzionale. Allora, parte Disney Plus, che è un discorso a parte e deve ancora uscire, appunto, quindi nonostante la maggior parte dei suoi contenuti non sia inedita, ma sia molto attesa, avrà un'esplosione enorme, addirittura fa pubblicità sulla televisione free-to-air per l'abbonamento in offerta, eccetera, ma potremo parlarne meglio dopo che sarà rilasciata, quindi dopo il 24 di questo mese. Per le altre piattaforme il discorso è un po' più particolare, perché intanto Netflix, soprattutto Netflix, non ha un'economia di secondo livello, al contrario della televisione. Cioè, se questo utilizzare un'ora in più la televisione tutti i giorni fa fare i salti di gioia agli inserzionisti pubblicitari, perché sostanzialmente sono spazi in più che vengono valorizzati, su Netflix questo discorso non si può fare, perché non ha pubblicità e perché addirittura, per assurdo, può capitare l'esatto contrario. Cioè, una piattaforma d'abbonamento, come qualsiasi cosa d'abbonamento, come può essere una palestra, guadagna di più a avere un abbonamento poco utilizzato piuttosto che un abbonamento molto utilizzato. Cioè, se io pago la palestra e ci vado una volta all'anno, quelli della palestra sono più contenti che a vedermi tutti i giorni. E la stessa cosa possiamo dire su Netflix, perché non ha un catalogo molto vasto, ma non illimitato. E
il fatto che noi adesso abbiamo tutto questo tempo, tutta questa possibilità di esplorarlo, guardarlo e sostanzialmente esaurirlo, può portare molte persone a chiedersi se una volta che hanno finito di vedere quello che volevano vedere, se per loro ha ancora senso pagare l'abbonamento mensile. E a questo si aggiunge una cosa un po' più sottile, che richiederà probabilmente qualche analisi successiva, il fatto che guardandolo tanto adesso, guardando tante cose, guardando forse anche troppe cose rispetto ai nostri standard, andiamo a drogare quelli che sono i precisi, sottili, minuziosi algoritmi che ci consigliano cosa vedere e soprattutto che danno a piattaforme come Netflix e Amazon informazioni su cosa produrre, cosa caricare, su cosa investire. Quindi... Sì, però cioè, posso dire una cosa sull'algoritmo certo. di Amazon? Fa veramente schifo, raga. Io non ce l'ho mangio. No, cioè, hai ragione. È pessimo. E non è una cosa che dico solo io, perché ci sono miliardi di articoli. Se volete cercateli, non date la colpa a me di questa affermazione, perché non sono l'unica a pensarlo. L'algoritmo di Amazon è qualcosa di così... Mi fa arrabbiare, veramente arrabbiare. Però sì, quello di Netflix invece è veramente preciso, e questa è una delle cose che secondo me, cioè una delle caratteristiche che fa distinguere Netflix dalle altre piattaforme che ho conosciuto per il momento sì. io. Sono d'accordo. Alza la qualità comunque, cioè io magari se c'è una stessa serie su Amazon e Netflix la guarderei. Netflix, perché secondo me in generale è fatta meglio, quindi questa è una cosa importante. Scusate ragazzi, è stata una pausa tecnica. Comunque stavo dicendo che nei prossimi mesi, anni eccetera, ora che si stanno moltiplicando le piattaforme, saremo costretti ovviamente a scegliere, perché non è che possiamo pagare 100 euro al mese per avere tutte le piattaforme del mondo. E secondo me nella scelta, oltre ovviamente ai contenuti che sono la cosa più importante, ci sarà anche la piattaforma, perché la piattaforma, cioè una piattaforma user friendly, per usare un termine tecnologico, è ovviamente una cosa importante, perché tu devi stare lì e devi essere tranquillo mentre ti guardi la tua serie TV, e se Netflix ti dà un algoritmo preciso che ti consiglia le cose giuste, eccetera, questa è una cosa importantissima. Quindi questo discorso secondo me è molto intelligente, anche l'algoritmo sì. alla sua parte. Sì, speriamo che Netflix sappia misurare l'impatto che questo enorme utilizzo che stiamo avendo in questi giorni avrà soprattutto su non tanto sulle raccomandazioni, perché poi il sistema di raccomandazione, per quanto sia veramente ben fatto, è sempre in dialogo con l'utente. Altri sistemi che ce l'hanno veramente ben fatto, come Spotify, ne sono una dimostrazione. Chi prova ad utilizzare, non so, la settimana, cioè gli ascolti della settimana, oppure il Daily Mix, di solito comunque interagisce con questa raccomandazione. Invece il problema sarà sulle produzioni, cioè su come Netflix dovrà valutare l'utilizzo dei suoi utenti per produrre i futuri contenuti. Perché la differenza con Amazon è che Amazon questo problema non se lo pone. Amazon conosce i suoi utenti per altri motivi, perché Prime è un servizio aggiuntivo al servizio di vendita di oggetti, merci, prodotti d'altro tipo. Invece Netflix ha la sua economia centrale nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi, e fa del fatto che studia la sua utenza attraverso l'utilizzo dei contenuti stessi la sua unica forza. Per fare un esempio che magari non notiamo, quando noi sottoscriviamo l'abbonamento Netflix non diciamo il nostro genere, non diciamo la nostra età, e a loro non interessa il nostro ceto sociale, cioè si costruiscono un'idea di noi come consumatori attraverso i nostri consumi. Sì. Beh, dal mio punto di vista poi sono d'accordo con te, perché appunto hai fatto cioè il ragionamento che ci sta. Poi soprattutto l'algoritmo è sempre stato un po' il vantaggio competitivo di Netflix, insieme anche al funzionalità della piattaforma. Però quello che mi chiedo io è, sì, è vero che ci sono tanti utenti, diciamo, affezionati che appunto vanno a esaurire il catalogo, però le reazioni di Netflix possono essere
sicuramente l'acquisizione di contenuti da aggiungere alla library, come sempre fatto. Penso che qui ci sia una battaglia con Amazon molto importante. Credo che Amazon stia un po' vincendo, da quanto ho capito. Sta veramente facendo una campagna acquisti incredibile. Sì. Però da un altro punto di vista, penso che una delle prime cose che ti viene in mente in una situazione del genere è vediamo un po' queste piattaforme, io non le ho mai conosciute, può essere l'occasione per andare a conoscere una nuova piattaforma, quindi forse c'è un ricambio, magari ci sarà più spostamento da una piattaforma all'altra per quelli che erano già utenti forse, però alla lunga, cioè non sappiamo quanto durerà la situazione, quindi alla lunga il tuo ragionamento secondo me è più vincente, perché sì, è più lungimirante, diciamo. Sì, secondo me cioè, è un po' difficile fare questo discorso perché appunto siamo ancora agli inizi, quindi è difficile prevedere. Però c'è anche da dire che, come diceva Carlo, un sacco di persone magari faranno l'abbonamento adesso e io vi assicuro che, per esempio, tu prima hai parlato di Spotify, Nicolò, io da quando sono abbonata a Spotify, cioè non posso più non essere abbonata, perché certo. È veramente tipo, è come se poi dopo mi venisse a mancare qualcosa, quindi secondo me certo. Difficilmente le persone che si abituano ad una piattaforma di streaming poi dopo riescono ad abbandonarla, perché cioè è semplicemente molto molto comodo, e in più in questo periodo in cui siamo tutti così stressati e così preoccupati per la situazione, secondo me hanno un valore grandissimo, cioè ancora più grande del solito, le serie TV che già conosciamo e che già amiamo. Cioè, pensate che comunque su Netflix le serie più viste fino a poco tempo fa, adesso un po' sta modificando il catalogo, sta perdendo un po' di serie, però fino a un po' di tempo fa, finché ancora le aveva in tutti i territori, erano Friends e The Office, le serie più viste su Netflix, quindi due serie che le persone già conoscevano, che già avevano visto un miliardo di volte, ma è proprio questa, cioè è la comfort TV, tu vuoi guardare una cosa che conosci per sentirti un po' meglio. Cioè io per esempio adesso sto guardando The Office, oltre ad altre cose, però sto riguardando The Office di nuovo perché ho bisogno di sentire quella presenza costante di quei personaggi che amo e che vivono una vita, diciamo, parallela in cui non c'è il coronavirus e tutto quanto. Certo. Quindi, cioè, la Comfort TV ha un peso molto forte anche e soprattutto per quanto riguarda queste piattaforme, e quindi anche se tu vai a finirti tutto il catalogo degli originali Netflix o Amazon o quello che è, comunque hai queste serie che ti tengono lì. Veramente hanno una forza incredibile. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo e penso che tutti lo stiamo sperimentando in questi giorni in cui magari tiriamo fuori un libro che abbiamo già letto 4 volte o riguardiamo un DVD che ormai è consumato come un vecchio vinile, questo senza dubbio. Il problema è che la Comfort TV diventa un bene rifugio per queste piattaforme nel momento in cui non ci sono contenuti nuovi da rilasciare, e lo vediamo anche nella televisione quella tradizionale, no? D'estate, quando i talk, quando tutti i programmi in diretta spariscono, abbiamo un rispolverare librerie di film che tra un po' si sono dimenticati perfino i registi stessi, no? E penso che sulla 7 d'estate si vedano dei classiconi che non sono neanche più nella Cineteca di Bologna. Però adesso c'è una concomitanza di fattori veramente esplosiva, perché abbiamo detto poco fa, le produzioni sono ferme e sappiamo che una produzione attiva adesso è attiva su un contenuto che vedremo tra un semestre, quindi avremo un autunno in cui riguarderemo prodotti che già conosciamo, non lo so, sarà veramente un rischio. E invece su quello che diceva Carlo sugli abbonati nuovi, sì, questo è veramente un punto interessante, anche perché tra i vari aiuti digitali abbiamo visto che tante piattaforme stanno offrendo mesi di prova per far abituare gratuitamente alle piattaforme stesse. Sì, 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 infatti, vabbè, sicuramente, vabbè, RaiPlay è già gratuita, però toglie la registrazione, si avvicina ancora di più alla fruibilità facile di tutti.
Infinity potrebbe avere dei vantaggi, anche se bisogna capire poi quale sarà l'offerta futura, perché ovviamente deve vedersela con dei giganti, e quindi questo è un po' un problema. Tra l'altro, per tutti quelli che ci stanno ascoltando, vi lasciamo in descrizione tutte le iniziative di solidarietà digitale che abbiamo raccolto sul nostro sito, quindi lì trovate un sacco di iniziative, tipo Cineteca di Milano, che ha messo a disposizione tutto il suo catalogo di film gratuitamente in streaming, Cineteca di Bologna, ce ne sono tantissime, quindi lasciamo tutto in descrizione, così potete trovare. L'altro costantemente aggiornati. Esatto, sì, sì. Abbiamo Riccardo Rea che è preposto a questa cosa e sta... Che salutiamo e ringraziamo. Sì, grazie Riccardo, davvero fa un lavoro eccelso. Incredibile. E, però anche questo, questo offrire come servizio i mesi gratuiti è da guardare con attenzione, perché forse lì davvero c'è un po' di speculazione e un po' di... No, è brutto dire sciacallaggio, ma quasi... Perché sappiamo tutti, non so quanti di voi hanno avuto esperienza di provare a disdire o a aggiungere un'offerta, non so, a Sky o a questi pacchetti, no, che ti offrono un periodo, cose del genere. Succede spesso che queste offerte poi non abbiano la cancellazione automatica. E... quasi sempre praticamente. E tu ti ritrovi ad aver sottoscritto un abbonamento che all'inizio era gratuito, era molto molto conveniente, e poi a pagare delle cifre inaspettate, non tanto perché loro non te lo dicano, ma perché nessuno di noi va a leggersi i contratti. No, infatti state attenti, esatto, perché se non volete continuare questo rapporto contrattuale dovete stare attenti. Non scambiate tutta la solidarietà come dei regali, ecco, perché prima o poi la solidarietà finisce, e le sottoscrizioni vanno fatte, soprattutto se vi chiedono di mettere un numero di carta di credito. Ok, scusate la pausa tecnica, ogni tanto abbiamo bisogno di fare una piccola pausa per motivi appunto tecnici. Ecco, in tutto questo stavamo pensando appunto quali possono essere gli effetti sulle produzioni future, come sarà il mondo produttivo dell'audiovisivo nei prossimi mesi, speriamo non anni, però vediamo. E anche basandoci su alcuni articoli che sono usciti di finanza e finanza legata al cinema, quello che potrebbe profilarsi è uno scenario in cui i mercati guardano sempre di più al proprio interno e diventano più autosufficienti. In questo senso l'Italia, forse come paese, diciamo, grande, ma non gigante, come gli Stati Uniti, per esempio, potrebbe avere dei vantaggi, cioè più facilità a ripartire dal punto di vista dell'audiovisivo, un po' perché la sua struttura economica è legata molto allo Stato e ai finanziamenti statali, cioè senza lo Stato non si fanno film in Italia, praticamente. Ed è un cinema che è sempre, cioè è brutto dirlo, però è un cinema che nasce in perdita, in sostanza. Forse potrebbe essere un cinema che non nasce più in perdita, nel senso che, visto che le grandi produzioni americane si devono spostare per il mondo, devono spostare centinaia di persone, e quindi insomma le problematiche sono evidenti a tutti, forse un cinema più piccolo, fatto di troupe meno numerose, fatto di registi indipendenti, piccole troupe, cinema sperimentale, cinema documentario, potrebbe avere dei vantaggi nei prossimi mesi, insomma, medio-lungo termine, appunto perché il mercato comunque avrà bisogno di avere altri film, probabilmente sarà tutto un po' più in piccolo, però appunto paesi come l'Italia, che magari riescono, come dire, ad avere più un controllo su spostamenti di persone, e quindi a tenere piccoli, insomma, troupe e cose di questo tipo, potrebbe avere dei vantaggi. Cioè, dobbiamo immaginarci un mercato che diventa sempre più un mercato autosufficiente, interno, quindi... E poi, appunto, come pensavamo anche con Chiara, per esempio, forse cambierà anche il modo in cui progetteremo i prodotti, cioè che tipo di prodotti ci saranno nei prossimi mesi / anni, cioè prodotti più simili a YouTube, non so se vuoi dire tu qualcosa. Alla fine io penso che è una sfida adattarsi a questa nuova situazione, perché comunque
cioè anche se l'emergenza sanitaria, come si spera, rientrerà, insomma, non si sa bene che come si potrà riprendere, se si potrà riprendere a fare serie o film come si faceva prima, o se bisognerà adattare delle misure un po' di sempre riduzione degli assembramenti per un breve periodo. E quindi secondo me, se questo dovesse succedere, bisognerà adattarsi, e bisognerà vedere anche come adattarsi. Secondo me, sì, appunto, YouTube potrebbe essere un ottimo maestro, diciamo, perché, cioè, se ti viene in mente un prodotto realizzato senza assembramenti, spendendo poco e in pochissimo, realizzato in poco tempo, cioè ti viene in mente un video su YouTube. Sì, ora, ovviamente, YouTube e la televisione sono due cose completamente diverse, quindi non bisogna fare l'errore di semplicemente spostare le stesse cose alla televisione, perché questo non funzionerebbe. Però si possono imparare un po' di non trucchi, però qualcosa da YouTube secondo me potrebbe essere presa in prestito, ecco. Sicuramente. E poi pensiamo anche a il boom, piccolo boom che si stava già avendo in Italia dei podcast, immaginate adesso, cioè adesso sarà un fiorire di podcast, più che altro. Speriamo, raga, io amo i podcast. Penso che il modello nella TV tradizionale che si dovrebbe a sto punto andare a consolidare è quello di programmi come Propaganda Live, che sanno mettere insieme un po' queste anime, cioè le esigenze di una televisione tradizionale e i linguaggi del fai da te, del partire dal basso, della produzione del pubblico, anche che anche in questi giorni di studi chiusi, bloccati, senza pubblico, riesce a regalare comunque un prodotto di qualità, fresco, e che non perde quell'efficacia che ad esempio in parte ha perso, non so, sempre rimanendo sul comico, un Crozza, che dopo aver fatto comunque due incredibili episodi a teatro chiuso senza pubblico è stato costretto a cancellare le dirette, a destinarsi. Cioè, ci sono dei contenuti più facili da fare senza pubblico, altri un po' più difficili, e secondo me questo sarà un pochino una riflessione che guiderà la produzione, o che si spera che guidi la produzione. Sì, la parola chiave in tutto questo che già noi abbiamo imparato, cioè noi che consumiamo e che ci interessiamo di media contemporanei, ma che dovrà imparare la televisione del nostro paese, è scalabilità. Penso che questo sarà il termine chiave per far ripartire le produzioni, cioè prodotti che possano essere ricostruiti, rimpacchettati e ripensati per un altro tipo di contesto, che è quello che ad esempio riesce a fare YouTube in maniera eccezionale, cioè la scalabilità è tutto su una piattaforma come YouTube. E se posso aggiungere una cosa su quello che ha detto Carlo, secondo me il nostro paese ora dovrebbe riprendere a investire seriamente sulle film commission delle varie regioni, cioè questa potrebbe essere una strada efficace per aiutare quel tipo di cinema molto territoriale, molto indipendente, individuale, a dare una scossa al nostro mercato, perché ora come ora sono poche le film commission nazionali che lavorano, e lavorano tanto, e forse un aiuto a questi organi che già esistono e già sono strutturati per permettere produzioni che non siano sempre in perdita, potrebbe portare a grossi vantaggi per il nostro mercato interno. È vero, e poi sarà sicuramente, penso, un periodo di occasioni per registi giovani che magari sono più abituati a lavorare in piccolo e lavorare su formati per, diciamo, previsioni non specialmente di sala, cioè appunto formati online, web serie, e credo che possa essere una, si possa trovare della luce, insomma, in questo casino, però
speriamo che appunto per registi più giovani si possano aprire nuove strade, ecco. Sicuramente ci adatteremo, cioè in tutti i casi certo. La società si deve adattare a questa situazione, quindi anche l'audiovisivo troverà la sua strada. Credo che noi giovani dovremmo fare la nostra parte, perché siamo anche quelli che possono muoversi di più, tra l'altro, perché... Vero. No, io volevo farmi una domanda invece, ma secondo voi è finalmente giunto il momento, anche per l'Italia, di fare una serie d'animazione per adulti? Perché sarebbe bellissimo. Guarda, posso dirti una cosa? Hai detto una... Questo è il mio tripode per i video. No, hai detto una cosa che recentemente ho constatato qua a Bologna, perché eravamo media partner al Cielo Corto Film Festival, e lì fanno sempre delle, diciamo, mini conferenze con produttori, e c'erano dei pitch per delle nuove serie. Scusate la pausa tecnica. Appunto, a Cielo Corto c'erano questi pitch di sceneggiatori che appunto presentavano le loro idee per prodotti che erano sia cortometraggi che serie o film. Appunto, tra questi interessanti pitch ce n'era uno su una serie animata italiana, molto legata a situazioni, diciamo, sociali, però diciamo che per certi versi un po' poteva ricordare appunto le serie TV per adulti di Adult Swim, un po' Ricche e Morti, un po' del genere. È molto interessante, e anche lì si discuteva si riesce a fare qualcosa del genere in Italia, perché comunque l'animazione non costa poco, costa poi a seconda della qualità dell'animazione costa diverse migliaia di euro al minuto, quindi bisogna capire se in Italia si può investire su questo tipo di prodotti. Per adesso è stato tipo impossibile, però a questo periodo, appunto, come dici tu, potrebbe essere molto interessante. Può esserci bisogno di più animazione, appunto dicevamo prima, probabilmente l'animazione sarà più facile da realizzare adesso, cioè sarà una delle vie più percorribili per avere prodotti, insomma, il più velocemente possibile, quindi si spera che anche in Italia ci possa essere qualcosa del genere, ecco. Tutto sta... aspettiamo il prossimo Bo Giacomo Cavallo Uomo. Esatto. No, tutto sta nel capire il margine di tempo, cioè a seconda delle proiezioni di quando tutto questo fermo smetterà, si capirà se si aspetta la ripresa delle produzioni tradizionali o se è più opportuno investire su qualcosa di inedito, come può essere per nell'animazione, perché sì che ti dà un prodotto senza dover attendere la fine di questa situazione, però non è neanche uno dei tipi di produzione più veloci in assoluto, ecco. No, quindi esatto. Se la proiezione è un paio di mesi, forse non ha senso sperare. Se la proiezione invece è che fino alla prossima stagione televisiva non avremo prodotti nuovi, forse l'animazione è la risposta giusta. Sì, boh, sì, non lo so, non so in cosa sperare, perché mi piacerebbe un sacco vedere l'animazione italiana, però allo stesso tempo non voglio che si arrivi a tanto. No, può essere la scusa per iniziare a pensare animazione italiana nel caso ci si ritrovasse in un'altra situazione simile, ecco. Esatto, boh, io ci spero, raga, ci spero tanto, mi piacerebbe tantissimo vedere animazione italiana. No, sulle tempistiche ti posso dire, dipende tutto da qual è la tecnica impiegata, cioè... certo. Quella che usavano i ragazzi che ho visto al festival costa 1000 euro al minuto, che è in realtà pochissimo per l'animazione, veramente poco. Però sì, ovviamente è una serie che non ha la dinamicità di serie americane, per dire. È un altro stile, fa di necessità virtù. Per però dire, i tempi la serie... possono essere più... Io leggevo che la serie che deve uscire per Disney Plus sulla Marvel, What If, è costata circa 3 mesi a episodio di lavoro, cioè una cosa spaventosa. Sì. Poi lì possiamo immaginare quanti team creativi abbiano
a lavorarci. Sì, per non poi... parlare poi della durata di film rivoluzionari come può essere stato l'ultimo Spider-Man o cose del genere, che lì richiedevano veramente un impegno a minuto incredibile. Sì, poi ovviamente la produzione qui e la distribuzione qui e tutto quanto dipende anche da tutto ciò che sta succedendo nelle altre nazioni, quindi cosa succede negli Stati Uniti, cosa succede anche nel Regno Unito, che è un'altra sede di produzione di soprattutto serie TV molto importante, quindi cioè, è difficile fare delle proiezioni, possiamo soltanto un pochino immaginare uno scenario, però ovviamente comunque, nessuno ha la sfera di cristallo. Noi comunque terremo attentamente monitorato tutto e aggiorneremo i nostri ascoltatori e spettatori puntata dopo puntata, ecco. E nel frattempo magari consigliamo qualcosa da vedere in questi giorni? Sì, cioè nel senso, allora, cosa stiamo guardando noi? Che cosa consigliamo a voi? Questa è la domanda che vi starete sicuramente facendo. E... allora, io sto guardando, come ho detto prima, The Office, che potete trovare su Amazon Prime Video. E, cioè, vabbè, niente da dire, ovviamente una delle sitcom migliori mai create. Semplicemente questo. E poi sto anche guardando L'amica geniale su Rai Play. Lo consiglio un sacco perché boh, secondo me L'amica geniale è ovviamente prodotto da Rai e HBO ed è una delle serie TV secondo me più interessanti ovviamente sul panorama italiano, però cioè, devo dire in generale negli ultimi anni è una delle serie che ho trovato più interessante proprio dal punto di vista anche dello sviluppo dei personaggi raccontati, eccetera. Ora, ovviamente non è una serie americana, quindi ha un altro stile, però secondo me merita davvero, quindi se non l'avete ancora vista vi consiglio di recuperarla. Poi, ecco, cioè, io in questo periodo ho questo mood che è un po' tipo... malinconico un pochino, cose del genere, quindi se vi sentite anche voi così, un'altra serie che vi consiglio sempre su Amazon Prime Video è This Is Us, che è rapporti di famiglia, queste cose qua, problemi di amore, ma soprattutto appunto concentrato sulla famiglia, proprio ti fa sentire boh, a casa, non lo so, e quindi queste sono i consigli. Invece Carlo, tu che cosa consigli? Allora, come serie TV mi manca l'ultimo episodio di Dark 2 e ieri ho visto la penultima, stavo impazzendo e sono contentissimo di guardare Dark e di riuscire a recuperare la seconda stagione. Devo cominciare a Peaky Blinders perché anche lì devo recuperare, visto che i mesi di tesi mi hanno un po' tenuto lontano da tutte queste belle cose. Devo mettermi in pari con Walking Dead, sappiatelo, mi mancano tipo 5 episodi. Purtroppo ho fatto l'errore di finire The Office prima che cominciasse la pandemia mondiale. No! Quindi, per fare il rewatch! Questo è stato un po' un problema. E, poi per il resto, vabbè, sto seguendo Clone Wars che è ricominciata, di Star Wars. E poi... sto cercando più o meno da quando mi sono laureato di vedere tipo 2 film al giorno, però non è sempre facile. E mi ricordo dopo la triennale, quando avevo consegnato la tesi, ero arrivato, cioè ho fatto tipo una settimana in cui vedevo 4-5 film al giorno, ed era incredibile. Facevi le prove generali per la pandemia. Esatto. E, no, adesso tento di vederne un paio al giorno, mi sto concentrando un sacco su Kurosawa, Agnes Varda, anche perché questo mese su Birdman ci saranno 2 speciali, appunto altri 2 speciali, perché stiamo facendo un sacco di speciali ultimamente, e ci sarà lo speciale su Kurosawa che parte dal 23 per i 110 anni e poi dal 29 invece quello su Agnes Varda, perché sarà un anno dalla sua scomparsa e spero che sia appunto uno speciale molto sentito perché le volevamo molto bene. E quindi niente, questo è un po' quello che sto vedendo, mi sto segnando tutto sul mio calendario cinefilo che nella prossima puntata vi mostrerò, che ha regalato mia zia a Natale,
E praticamente ci sono tipo dei poster di grandi film, soprattutto italiani, forse solo italiani, no, sì, boh, non so, mi ricordo. E lì ci segno tutto quello che vedo, quindi anche gli episodi, non so, ho visto The New Pope, bellissimo, insomma tutte queste cose. Comunque, prossima puntata, dai Nick, con i tuoi consigli. Beh, io ora sono perso delle terrificanti avventure di Sabrina su Netflix. Sono alla fine della terza stagione e sono contento di aver visto nelle varie liste che sono uscite di serie bloccate che Sabrina non compare. Quindi la mia speranza è che possa uscire presto la quarta stagione. È una serie molto. Cioè, molto sulle stesse atmosfere di Stranger Things o Sex Education, cioè questi sedicenni che poi in realtà hanno 30 anni, però crediamo tutti che siano sedicenni, che fanno cose incredibili e con una velata atmosfera soft horror alle volte, oppure soft hardcore alle altre. E, no, è molto bella, gli attori sono bravissimi ed è tratta da una graphic novel e da un fumetto che risale, se non ricordo male, agli anni 50, quindi consigliatissima un po' per elettrizzarsi ogni tanto. E invece, visto che siamo comunque chiusi in casa con tutta la famiglia, molto spesso, per chi volesse vedere cose in compagnia, ho scoperto su Netflix questa serie in 3 stagioni, un po' stile Signora in Giallo, che si chiama Miss Fisher Murder Mystery, che è una serie australiana, in cui hanno investito un quantitativo di soldi incredibile nei costumi, perché è ambientata negli anni 20 e più o meno ogni 2 inquadrature cambiano completamente i costumi dei protagonisti. Il cast è incredibile, perché ad esempio nel primo episodio compare Miranda Otto e merita. Sono 3 stagioni, i misteri sono molto interessanti, è tratta da una serie di libri, quindi vale la pena mettersi lì con i genitori a guardarsi un'ora di mistero australiano. E invece per i film volevo segnalare agli utenti Prime che da poco sono disponibili 6 su 10 film della serie di Fantozzi. Io vi parlo dalla provincia di Genova, quindi Fondamentale. sono molto orgoglioso di poterlo segnalare. Riguardateli, guardate, riguardate, Bellissimo, fateli ricordiamoci guardare. tutti i Fantozzi. Esatto. E poi per rimanere a tema, su Prime è disponibile da pochi mesi tutta Scrubs. E in questi giorni Ma penso come sia una. da pochi mesi? Eh sì, da pochissimo è disponibile tutta Scrubs, sì, tutte le stagioni. E sono chiaramente una serie super in tema. Tra l'altro c'è un episodio, se non ricordo male, nella 7ª stagione in cui si parla di pandemie, quindi recuperatela tutta, è un modo per ridere un po' di questa situazione, ecco. Mamma mia, Altro sì. sono 8 stagioni più uno spin-off da una stagione, quindi ne avete da guardare. Bellissima, bellissima. Bene, allora io direi che vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. E vi ricordiamo che Nerdbird è prodotto dalla redazione bolognese di Birdman Magazine, rivista di cinema, serie e teatro, e che potete seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o direttamente sul nostro sito birdmanmagazine.com. E vi ricordiamo anche che questa nuova versione del nostro podcast è disponibile anche in video. Quindi tornate a risentirci e a guardarci. Nel frattempo l'appuntamento è alla prossima puntata. E iscrivetevi al canale Ciao! YouTube, ragazzi, è Esatto. importantissimo. Iscriveteci, fateci sapere cosa ne Scriveteci! pensate. Scrivetevi! Poi cos'è che dicono anche i youtuber, tipo Ah, cliccate clicca la... like, e clicca sulle notifiche. iscriviti al canale, esatto. Vabbè. Ok, Ciao. ciao!